Fregoline, nuovo video. Come leggete dal titolo, faccio la seconda parte della sponsorizzazione dei canali, cioè quelli che praticamente lasciano sempre in tutti i miei video un commentino. E dato che voglio sponsorizzare per il momento 4 persone, che queste 4 persone guardano sempre i miei video e commentano sempre sotto i miei video, per cui voglio sponsorizzare i loro canali. Se sentite rumori e altre cose è perché stanno lavorando fuori e io devo per forza registrare così, con i rumori sottofondo. Per cui, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina, così non vi perdete neanche un solo video. Lasciarmi un like se vi piace questa tipologia, seguirmi su Instagram se volete e un commentino qua sotto se volete essere sponsorizzati. Però prima di essere sponsorizzati praticamente dovete guardare i miei video, essere attivi sul mio canale e scrivere sempre, io devo capire se voi vedete davvero i miei video sotto. Io lo noto sotto quando le persone scrivono nei commenti, per cui quando io vedo una persona che interessa i miei video e quello che faccio sul mio canale, io leggo tutti i commenti, per cui li ricevo tutti e vedo se la persona è attiva sotto quasi in tutti i miei video o anche sempre. Per cui, detto questo, in più dovete avere massimo, calcolate, 1400 iscritti, non di più, perché io ovviamente, dato che ho un canale piccolo, non è che preferisco tanto sponsorizzare quelli più grandi di me. È meglio sponsorizzare quelli più piccoli, in senso che hanno 1000 iscritti, praticamente quelli più bassi. Tutto qua, per cui le regole ve le lascio giù nell'info box e semmai ve le metto qua, così almeno per chi vuole essere sponsorizzato sa che deve seguire queste regole. Questa è la seconda parte perché avevo già fatto un video dove avevo sponsorizzato gli altri canali e dato che è piaciuto questo video, giustamente, ho voluto farne un altro, una seconda parte. Per cui iniziamo, perché sono... sono 3 persone, però dato che una persona ha 2 canali, voglio sponsorizzare questa persona con questi 2 canali in più. Per cui iniziamo da Ilaria94, questo è il suo canale, lei ha 126 iscritti, commenta, diciamo, i miei video, perché lo vedo sempre sotto i miei video quando commenta. Allora, lei su questo suo canale, che è il primo canale che ha, praticamente parla di fitness, di make-up, come cura i capelli. Ovviamente non clicco sui video per copyright, perché non so poi se mi segnalano i video, cioè il mio video, per cui non clicco sui video del canale, perché non si sa mai. Per cui vi faccio vedere solo il canale, vi faccio vedere come è fatto e cosa fa. Allora, per cui lei fa praticamente questi generi di video, come palestra, ad esempio allenamento, come vedete qua si allena. Poi fa vedere il mascara, fa vedere il massaggio anticellulite. E ovviamente io la seguo e guardo anch'io i suoi video, è molto brava ed è molto simpatica. Io vi consiglio di andarla a seguire perché è una ragazza che ci mette l'impegno a fare i video. E se non l'avete ancora seguita, andatela a seguire. Comunque, se vedete, fa praticamente tutto. È anche praticamente una che fa le cose fatte in casa, ad esempio la maschera per i capelli, che è molto brava,
io queste cose non le so fare. E fa anche le tisane, che anche lì avevo visto il suo video ed è molto brava a fare le tisane detox. E fa un po' di tutto, in poche parole. Questo è il suo canale, per cui mi raccomando, fatela arrivare a 1000 iscritti. Andatela a seguire. Poi, invece, il secondo canale che ha fatto in questi mesetti, che se non sbaglio, questo canale adesso l'ho aperto il 26 marzo 2021. E allora, qui invece, come dice nella descrizione, parla di passione make-up, poi parla di routine, skincare e make-up, in poche parole. Cioè, qui è il suo canale, ha 40 iscritti perché l'ha aperto da poco. L'ultimo video che ha fatto un giorno fa è stato errori da non fare alla errori, che qua mi sembra che ha sbagliato anche il titolo, da non fare skincare. Poi mette l'effetto ciglia, la guida viso, c'è anche la pulizia viso, del viso, questa qua è interessante, anzi. Dovrei chiedergli come si trova con il panno Micofriba. E poi fa anche gli acquisti di make-up, come crescere le ciglia. Questo qua è più un canale sul make-up in genere, per cui poi ha pochi video perché si vede anche dal canale, ha pochissimi video. Comunque anche qua praticamente vi spiega tutto sui prodotti, anche su Yves Rocher, che lei è una consulente di Yves Rocher, per cui se volete andate a chiedere a lei. E niente, questo è il secondo canale che ha appena fatto. Se volete andatela a seguire, così la facciamo arrivare a 1000 iscritti. Poi andiamo avanti perché sennò questo video dura troppo. Questo è un altro canale, Campanaro 67. Allora, lui ha 1340 iscritti. Ovviamente ne ha meno di me, per cui lo sponsorizzo, ma non perché ha meno iscritti di me, perché lui mi scrive proprio sempre sotto i miei video, non perde neanche un mio video. E mi lascia sempre un commento sotto i miei video, cioè mi fa capire che è interessato a quello che faccio, è interessato al mio canale, ci tiene tanto. E poi, ovviamente, adesso ho aperto Instagram solo per me, per contattarmi in privato e cioè, diciamo, scrivermi per farmi capire che i miei video piacciono. Il suo canale, come vedete, andiamo sui video. Lui, allora, io non sono iscritta al canale perché giustamente se io mi iscrivo a tutti i canali che le persone mi seguono, praticamente non ce la farei mai a guardare tutti i canali degli altri, per cui mi iscrivo solo nei canali più importanti, quelli che mi interessano molto di più. Però ogni tanto guardo anche il suo canale, cioè i suoi video, anche se non sono iscritta. Per cui, ripeto, è difficile stare dietro a tutti i canali e essere iscritta. E preferisco essere iscritta a un canale, ma guardare anche i video, non essere iscritta a un canale per non guardare praticamente i video che fa. Per cui, questa è la mia sincera risposta. Lui fa. Allora, l'ultima volta che ha fatto un video è stato 4 settimane fa. Praticamente riprende il Duomo di San Pietro con nuovo concerto. Riprende queste chiese di tutti questi posti, in poche parole, dove suonano le campane. Lui gli piacciono. Mi sto già impappinando, scusate. Comunque, gli piacciono le campane che suonano, che fanno concerti, eccetera. E cioè,
come vedete dai video, dall'anteprima, ne ho visto anche uno di video, che non mi ricordo quale video ho visto, ed era molto bello perché spiegava anche il suono, eccetera, e sono molto belli. Ovviamente io non sono tanto appassionata di queste cose, però per chi gli piace vedere, diciamo, le campane che suonano, oppure c'è anche il raduno nazionale, oppure diciamo in generale tutti questi video, per farla breve, anche la qualità e quello che riprende è molto bravo, perché l'ho visto e merita veramente a salire di iscritti. Per cui, se vi piace questo genere di video, andate a vedere il suo canale, iscrivetevi, perché merita, e sinceramente fa dei bei video, perché la qualità e tutte le altre cose, che io ovviamente non sono esperta, ma cerco piano piano di provarci, vi assicuro che quando vedete un video vi piace come l'ha fatto, come è stato fatto. Peccato che non posso aprirne uno per il fatto del copyright, per il fatto che, dato che è un video suo, anche se gli chiedevo il permesso, non so se poi YouTube mi segnalava, capito? Perché non è il mio video, per cui preferirei di no. Però andatelo a vedere, io ho visto qualcosa che è piaciuto, perché c'erano, non so se erano degli amici, c'era un ragazzo, forse era questo quello che ho visto, dove c'era questi due ragazzi che erano su, c'era un bel panorama, era proprio bello, mi è piaciuto il video. Comunque, mi raccomando, andatelo a seguire. Passiamo a un altro canale, vado veloce perché ho 12 minuti. Lorenzo Azzimiei, scusate, Lorenzo Azzimiei, lui ha 50 iscritti. Anche lui mi lascia sempre un commento sotto i miei video, per cui grazie che sei presente e che davvero piacciono i video che faccio. Lui fa genere musiche, da quello che ho visto. Parla anche di trash italiano, che ha chiuso, ecco il perché, questo è il titolo del video, questo qua, che in poche parole mette i video, anche musiche, ad esempio Laura Pesini, uno che salta la corda, uno che balla, poi genere praticamente, vediamo se su informazioni, allora, qui praticamente, anche qua non sono iscritta al suo canale, perché ripeto, è difficile stare dietro a tutti. Ha pochissimi iscritti, però sia business in rete, strumenti utili per chi inizia. Comunque lui fa, da quello che ho capito, un po' di tutto sulle cose che gli piace, anche sul MotoGP. Praticamente questi video qua. Io non mi ricordo se... anche questo qua è bellissimo, perché anch'io ce l'avevo e l'avevo messo i primi giorni quando ho aperto il canale, ed era molto bello, che parlava di tipo... dura pochissimo, perché anch'io li mettevo questi video qua, buona Pasqua a tutti, facevano delle vocine strane. E niente, anche lui ha pochi video, da quello che vedo, però non sono male, perché anche lui si impegna a mettere i video. Poi non lo so se lui, no, però da quello che vedo, che l'ultimo video che ho messo è di Laura Pesini 16 ore fa, per cui vuol dire che lui mette tanti video al giorno. Ovviamente non come me fissi, ma ogni tanto li mette. Allora, questi erano praticamente tutti i canali che ho voluto sponsorizzare, che sono stati i canali più
cioè i canali, le persone che mi seguono di più sotto i miei video, e ho voluto sponsorizzare loro. In questo video, cioè, come vedete, mi impappino sempre, sono un po' agitata perché non è un video che io preparo, diciamo, prima di registrare, ma è un video che faccio subito senza preparare niente, cioè voglio farlo così, per come mi viene, cioè non sono una che già prepara video, almeno che sono dei video che devo fare, diciamo, giusti, allora ok, ma dato che le sponsorizzazioni io preferisco farli così, senza scrivere niente, senza, diciamo, dei video così, normali. Comunque, questi sono i canali che ho voluto sponsorizzare, per cui andateli a seguire se ancora non l'avete ancora fatto, facciamola arrivare a almeno a 1000 iscritti, e niente, sono dei bei canali. Ogni canale ovviamente è diverso, come avete visto, però io ho parlato anche con loro, sia in privato che sotto nei miei video, e sono molto simpatici, sono gentilissimi come persone e secondo me meritano di arrivare a 1000 iscritti, per cui niente, questo è quello che volevo dire. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi ricordo che se volete essere sponsorizzati sul mio canale dovete avere meno di 1000 iscritti, dovete seguirmi sul mio canale, essere iscritti, lasciarmi sempre commenti sotto i video per capire che voi mi seguite veramente e non solo per la sponsorizzazione, perché davvero deve piacere quello che faccio io, se no tanto vale, a loro piace quello che faccio io, per cui l'ho voluti sponsorizzare. Per cui queste sono le regole, tra virgolette, diciamo, per far sì che sponsor, perché preferisco sponsorizzare canali piccoli che quelli più grandi. Non so quante volte ho ripetuto sempre le stesse cose perché mi dimentico sempre. Comunque, detto questo, il video è già durato anche fin troppo. Noi ci vediamo al prossimo video e credo che ci sarà anche una terza parte. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!